Très saint Père, au nom de son éminence le cardinal, des archevêques et évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, ainsi qu'à mon nom personnel, je voudrais exprimer au successeur de l'apôtre Pierre notre filial hommage de gratitude, de profonde communion et notre indéfectible attachement dans le Seigneur. Très saint Père, 37 années se sont écoulées depuis que votre vénéré prédécesseur, Saint Jean-Paul II, a embrassé la terre congolaise. Merci d'être revenu et pour les jours inoubliables que vous avez passés avec nous. Vos paroles tracent le chemin de notre Église, que notre Église doit suivre à partir d'aujourd'hui pour les années à venir. L'Église famille de Dieu en RD Congo se nourrit constamment de la spiritualité de la bienheureuse Marie-Clémentine Anwarite Nengapeta et du bienheureux Isidore Bakanja. Permettez que nous saisissions cette occasion pour présenter à votre sainteté une supplique pour la canonisation de ces deux bienheureux martyrs. Nous exprimons aussi notre reconnaissance au siège apostolique pour tous les gestes et actes de proximité à l'égard de notre Église. En même temps, réitérons-nous nos remerciements à votre sainteté pour avoir ratifié l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo sur des matières d'intérêt commun, et nous vous rassurons de sa mise en application. Très saint Père, depuis la dernière visite du pape Jean-Paul II, notre pays a connu des moments de douleur et de tribulation. Les crises vécues ont été fortes et multiformes. Elles ont touché tous les niveaux de notre existence, politique, économique, sécuritaire et humanitaire. À ces crises se sont ajoutées des épidémies, des catastrophes naturelles, notamment les inondations, les tremblements de terre et les éruptions du volcan Nyiragongo, qui nous ont arraché tout sourire et l'espoir de vivre heureux sur notre propre terre. La violence continue de secouer notre pays et semble ne jamais vouloir cesser. Mais ces douleurs sont vécues dans l'espérance chrétienne. Vous vous êtes toujours tenu, très saint Père, au chevet de notre pays par vos prières et votre générosité, comme les bons samaritains auprès de l'homme blessé et abandonné au bord du chemin. Grâce à vos prières et à la solidarité universelle du siège apostolique et des personnes de bonne volonté, l'Église ici est toujours en tenue de service, en collaboration avec l'État congolais pour le développement spirituel, moral, social, culturel et matériel du peuple congolais. Notre joie est de constater que malgré les multiples défis auxquels ils sont confrontés, la majorité de nos fidèles gardent leur foi en Jésus-Christ. Nous avons la certitude absolue que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Il aime la RD Congo et sa population dans toute sa diversité ethnique et culturelle. C'est dans cette foi et dans cette espérance que nous voulons enraciner l'Église famille de Dieu en RD Congo. Très saint Père, votre visite dans notre pays est porteuse de nombreuses significations pour toute notre Église locale. Nous l'attendons en particulier comme un moment d'affermissement de notre foi
dans la perspective de son ancrage aux différentes réalités de la vie, et aussi comme une bénédiction pour notre pays, pour nous qui l'habitons et pour tout ce qu'il contient. Nous vous en remercions. C'est en communion avec votre sainteté que nous avons consacré avec joie et espérance au cœur immaculé de Marie, notre pays, la République démocratique du Congo, l'Église et l'humanité tout entière, et en particulier la Russie et l'Ukraine. Que la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, veille sur nous, sur vous tout au long de votre voyage apostolique. Je vous remercie très Saint-Père. Sono contento di incontrarvi e vi ringrazio di cuore per la calorosa accoglienza. Grazie, Monsignor Utembitapa, per il saluto che mi ha rivolto e per avervi dato voce con le sue parole. Vi sono grato per come annunciate con coraggio la consolazione del Signore, camminando in mezzo al popolo, condividendone le fatiche e le speranze. È stato bello per me trascorrere questi giorni della vostra terra, che con la sua grande foresta rappresenta il cuore verde dell'Africa, un polmone per il mondo intero. L'importanza di questo patrimonio ecologico ci ricorda che siamo chiamati a custodire la bellezza del creato, a difenderla dalle ferite causate dall'egoismo rapace. Questa distesa verde che è la vostra foresta è anche un'immagine che parla alla nostra vita cristiana. Come Chiesa abbiamo bisogno di respirare l'aria pura del Vangelo, di scacciare l'aria inquinata della mondanità, di custodire il cuore giovane della fede. Così immagino la Chiesa africana. E così vedo questa chiesa congolese, una chiesa giovane, dinamica, gioiosa, animata dall'anelito missionario, dall'annuncio di Dio, che ti ama e che Gesù è il Signore. La vostra è una chiesa presente nella storia concreta di questo popolo, radicata in modo capillare nella realtà, protagonista di carità. C'è una comunità capace di attrarre e contagiare con il suo entusiasmo, e perciò proprio come le vostre foreste, con tanto ossigeno. Grazie, perché siete un polmone che dà respiro alla Chiesa universale. È brutto dover incominciare un paragrafo con la parola purtroppo, ma devo farlo. Purtroppo so bene che la comunità cristiana di questa terra ha anche un'altra fisionomia. Il vostro volto giovane, luminoso e bello è infatti solcato dal dolore e dalla fatica, segnato a volte dalla paura e dello scoraggiamento. È il volto di una Chiesa che soffre per il suo popolo. È un cuore in cui palpita trepidante la vita della gente
con le sue gioie e le sue tribolazioni. È una Chiesa segno visibile del Cristo che ancora oggi viene rifiutato, condannato e disprezzato nei tanti crocifissi del mondo e piange le nostre stesse lacrime. È una Chiesa che, come Gesù, vuole anche asciugare le lacrime del popolo, impegnandosi a prendersi su di sé le ferite materiali e spirituali della gente e facendo scorrere su di essa l'acqua viva e risanante del costato di Cristo. Con voi, fratelli, vedo Gesù sofferente nella storia di questo popolo. Popolo crocifisso, popolo oppresso, sconvolto da una violenza che non risparmia, segnato dal dolore innocente, costretto a convivere con le acque torbide della corruzione e dell'ingiustizia che inquinano la società e a patire in tanti suoi figli la povertà. Ma vedo allo stesso tempo un popolo che non ha perso la speranza, che abbraccia con entusiasmo la fede e guarda i suoi pastori, che sa ritornare al Signore e affidarsi alle sue mani, perché la pace a cui anela, soffocata dallo sfruttamento, da egoismi di parte, dai veleni dei conflitti e delle verità manipolate, possa finalmente giungere come un dono dall'alto. Viene da chiedersi come esercitare il ministero in questa situazione. Pensando a voi, pastori del popolo santo di Dio, mi è venuta in mente la storia di Geremia, un profeta chiamato a vivere la sua missione in un momento drammatico della storia di Israele, tra ingiustizie, abomini e sofferenze. Egli ha speso la vita per annunciare che Dio non abbandona mai il suo popolo e porta avanti progetti di pace anche nelle situazioni che sembrano perdute e irrecuperabili. Ma questo annuncio consolante di fede, Geremia lo ha vissuto anzitutto nella sua persona. Lui per primo ha sperimentato la vicinanza di Dio. Solo così ha potuto portare agli altri una coraggiosa profezia di speranza. Anche il vostro ministero episcopale vive tra queste due dimensioni di cui vorrei parlarvi. Queste due dimensioni. La vicinanza di Dio e la profezia per il popolo. Anzitutto vorrei dirvi, lasciatevi toccare e consolare dalla vicinanza di Dio. Lui è vicino a noi. La prima parola che il Signore rivolge a Geremia è questa: prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto. È una dichiarazione di amore che Dio scolpisce nel cuore di ciascuno di noi, che nessuno può cancellare e che in mezzo alle tempeste della vita diventa sorgente di conforto. Per noi che abbiamo ricevuto la chiamata a essere pastori del popolo di Dio, è importante fondarci su questa vicinanza del Signore, strutturarci nella preghiera, stando ore davanti al Signore. Solo così si avvicina al buon pastore il popolo che ci è affidato e solo così diventa veramente pastori. Perché noi, senza di Lui, non possiamo fare nulla. Saremo imprenditori, saremo maestri, fra virgolette, ma non dietro la vocazione del Signore. Senza di Lui non possiamo fare nulla. Che non succeda di pensarci autosufficienti, tantomeno di vedere nell'Episcopato la possibilità di scalare posizioni sociali e di esercitare il potere. Quello spirito brutto del carrierismo. È brutto quello, eh? E soprattutto che non entri lo spirito della mondanità, che ci fa interpretare il ministero secondo i criteri dei propri utili, tornaconti,
che rende freddi, distaccati dall'amministrare quanto ci è affidato, che porta a servirci del ruolo anziché servire gli altri e a non curare più la relazione indispensabile, quella umile e quotidiana della preghiera. Non dimentichiamo che la mondanità è il peggio che può accadere alla Chiesa, è il peggio. A me ha toccato sempre quel finale del libro del Cardinal de Lubac sulla Chiesa, le ultime 3-4 pagine, che dice così: la mondanità spirituale è il peggio che può accadere, peggio ancora che l'epoca dei papi mondani e concubinari. Il peggio. E la mondanità è alla mano, Stiamo attenti. Cari fratelli, vescovi, curiamo la vicinanza con il Signore per essere Suoi testimoni credibili e portavoce del Suo amore presso il popolo. E attraverso di noi che Lui vuole ungerlo con l'olio della consolazione e della speranza. Siete voi la voce con cui Dio vuole dire al congolese: tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. L'annuncio del Vangelo, l'animazione della vita pastorale, la guida del popolo non possono risolversi in principi distanti dalla realtà della vita quotidiana, ma devono toccare le ferite e comunicare la vicinanza divina perché le persone scoprano la loro dignità di figli di Dio e perché imparino a camminare a testa alta senza mai abbassare il capo dinanzi alle umiliazioni e alle oppressioni. Attraverso di voi questo popolo ha la grazia di sentire rivolte a sé parole simili a quelle che il Signore consegnò a Geremia: sei un popolo benedetto, prima di formarti nel grembo materno ti ho pensato, conosciuto, amato. Se coltiviamo la vicinanza con Dio, ci sentiamo spinti verso il popolo e sentiremo sempre compassione per quanti ci sono afflitti. Quell'atteggiamento della compassione, che non è un sentimento, è un patire con. Rincuorati e rafforzati dal Signore, diventiamo a nostra volta strumenti di consolazione e riconciliazione per gli altri, per sanare le piaghe di chi soffre, lenire il dolore di chi piange, risollevare i poveri, liberare le persone da tante forme di schiavitù e di oppressione. La vicinanza a Dio, cioè, rende profeti per il popolo, capace di seminare la parola che salva nella storia ferita della propria terra. E per addentrarci in questo secondo punto, la profezia per il popolo, guardiamo ancora l'esperienza di Geremia. Dopo aver ricevuto la parola amorevole e consolata di Dio, egli viene chiamato a essere profeta delle nazioni, inviato a portare luce nell'oscurità, a testimoniare in un contesto di violenza e corruzione. E Geremia, che divora la parola del Signore in quanto è per lui gioia e letizia del cuore, confessa che questa stessa parola semina in lui un'inquietudine insopprimibile che lo porta a raggiungere gli altri perché siano toccati dalla presenza di Dio. E dice così: nel mio cuore c'era come un fuoco ardente trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Non possiamo trattenere solo per noi la parola di Dio. Non possiamo contenerne la potenza. Essa è un fuoco che brucia la nostra apatia e accende in noi il desiderio di illuminare chi è nel buio.
La parola di Dio è un fuoco che brucia dentro, che ci spinge a uscire fuori. Ecco la nostra identità episcopale, bruciati, bruciati dalla parola di Dio in uscita verso il popolo di Dio con zelo apostolico. Ma possiamo chiederci in che cosa consiste questo annunzio profetico della parola, questo bruciore. Al profeta Geremia il Signore dice: ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni, per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Sono verbi forti, Da prima sradicare, demolire, per poter infine edificare e piantare, si tratta di collaborare a una storia nuova che Dio desidera costruire in mezzo a un mondo di perversione e di ingiustizia. Anche voi allora siete chiamati a continuare a far sentire la vostra profezia, la vostra voce profetica, perché le coscienze si sentano interpellate e ciascuno possa diventare protagonista e responsabile di un futuro diverso. Bisogna dunque sradicare le piante velenose dell'odio, dell'egoismo, del rancore, della violenza. Demolire gli altari consacrati al denaro e alla corruzione. Edificare una convivenza fondata sulla giustizia, sulla verità, sulla pace. E infine piantare semi di rinascita, perché il Congo di domani sia davvero quello che il Signore sogna, una terra benedetta e felice, mai più violentata, oppressa e insanguinata. Facciamo però attenzione, non si tratta di un'azione politica. La profezia cristiana si incarna in tante azioni politiche e sociali, ma il compito dei vescovi e dei pastori in generale non è questo. È quello dell'annuncio della parola, per risvegliare le coscienze, per denunciare il male, per rincuorare coloro che sono affranti e senza speranze. Consola, consola il mio popolo. Quel motto che torna e torna è un invito del Signore. Consolare il popolo. Consola, consola il mio popolo. È un annuncio fatto non solo di parole, ma di vicinanza e testimonianza. Vicinanza anzitutto ai preti. I preti sono i primi prossimi di un vescovo. Vicinanza ai preti. Ascolto degli operatori pastorali. Incoraggiamento allo spirito sinodale per lavorare insieme. E testimonianza, perché i pastori devono essere credibili per primi e per tutto, e in particolare nel coltivare la comunione nella vita morale e nell'amministrazione dei beni. Essenziale in questo senso saper costruire armonia senza ergersi sui piedistalli, senza spezze, ma dando il buon esempio nel sostegno e nel perdono vicendevoli, lavorando insieme come modelli di fraternità, di pace, di semplicità evangelica. Non accada mai che, mentre il popolo soffre la fame, di voi si possa dire: quelli non se ne vanno, e vanno chi ha il proprio campo, chi ha i propri affari. No, gli affari, per favore, lasciamolo fuori dalla vigna del Signore. Un pastore non può essere un affarista. Non può. Siamo pastori, servi del popolo di Dio, non amministratori delle cose, non affaristi, pastori. L'amministrazione del vescovo deve essere la del pastore, davanti al gregge, in mezzo al gregge, dietro al gregge. Davanti all'iglesia per segnalare la strada,
in mezzo al gregge per sentire l'odore del gregge, non perderlo. Dietro al gregge per aiutare coloro che vanno più lentamente e anzi per lasciare un po' il gregge solo per vedere dove trova dei pasti. Il pastore deve muoversi in queste tre direzioni. Cari fratelli vescovi, ho condiviso con voi quello che sentivo del cuore, coltivare la vicinanza con il Signore per essere segni profetici della sua compassione per il popolo. Vi prego di non trascurare il dialogo con Dio e non lasciare che il fuoco della profezia sia spento da calcoli o ambiguità con il potere e nemmeno dal quieto vivere e dall'abitudinarietà. Dinanzi al popolo che soffre l'ingiustizia, il Vangelo chiede alzare la voce. Quando secondo Dio alziamo la voce, rischiamo. L'ho fatto, questo alzare la voce, l'ho fatto un vostro fratello, il servo di Dio, Monsignor Christophe Monsirigua, pastore coraggioso, voce profetica, che ha custodito il suo popolo offrendo la vita. Il giorno prima di morire lanciò a tutti un messaggio dicendo: in questi giorni che cosa possiamo ancora fare? Restiamo saldi nella fede. Abbiamo fiducia che Dio non ci abbandonerà e che da qualche parte sorgerà per noi un piccolo bagliore di speranza. Dio non ci abbandonerà se noi ci impegniamo a rispettare la vita dei nostri vicini, a qualsiasi etnia essi appartengano. Fine citazione. Il giorno dopo viene ucciso in una piazza della città, ma il suo seme piantato in questa terra, insieme a quello di tanti altri, porterà frutto. Ebbene fare memoria, con gratitudine dei grandi pastori che hanno segnato la storia del vostro paese, della vostra Chiesa, di chi vi ha evangelizzato e preceduto nella fede. Fratelli, sono le vostre radici che vi irrobustiscono nell'ardore evangelico. Penso al bene che ho ricevuto conoscendo il Cardinale Lorenzo Monsignor Passinger. Carissimi, non abbiate timore di essere profeti di speranza per il popolo. Profeti di speranza per il popolo. Di essere voci concordi della consolazione del Signore, testimoni e annunciatori gioiosi del Vangelo, apostoli di giustizia, samaritani di solidarietà, testimoni di misericordia e di riconciliazione in mezzo a violenze scatenate non solo dallo sfruttamento delle risorse e dai conflitti etnici e tribali, ma anche e soprattutto dalla forza oscura del maligno, nemico di Dio e dell'uomo. Però non scoraggiatevi mai, il crocifisso è risorto, Il crocifisso è risorto. Gesù vince, anzi ha già vinto il mondo e desidera risplendere in voi, nella vostra opera preziosa, nel vostro fecondo seme di pace. Fratelli, voglio ringraziarvi per il vostro servizio, per il vostro zelo pastorale, per la vostra testimonianza. E giunto ormai al termine di questo viaggio, vorrei esprimere tutta la mia riconoscenza a voi e a quanti lo hanno preparato. Avete avuto la pazienza di aspettare un anno, siete bravi, E grazie di questo. Avete dovuto lavorare due volte, perché la prima volta la visita è stata annullata, ma so che siete misericordiosi con il Papa. Grazie davvero. Nel prossimo giugno celebrerete a Lubumbashi il Congresso Eucaristico Nazionale. Gesù è realmente presente e operante nell'Eucaristia. Li rapacifica e risana.
consola e unisce, illumina e trasforma. Gli ispira, sostiene, rende efficace il vostro ministero. La presenza di Gesù, pastore mite e umile di cuore, vincitore del male e della morte, trasformi questo grande paese e sia sempre la vostra gioia e la vostra speranza. Vorrei aggiungere una sola cosa. Ho detto siate misericordiosi. La misericordia. Perdonare sempre. Quando un fedele viene a confessarsi, viene a chiedere il perdono. Viene a chiedere la carezza del padre e non il dito accusatore. E quante volte? Come l'hai fatto? No, questo no. Perdonare. Sempre. Ma non so, perché il codice mi dice, ma il codice, dobbiamo vederlo al codice, perché è serio. Ma il cuore del pastore va oltre, eh? Rischiate. Per il perdono rischiate. Sempre. Perdonate sempre. Nel sacramento della riconciliazione. E così seminerete perdono per tutta la società. Vi benedico di cuore. E per favore continuate a pregare per me, perché questo ufficio è un po' difficile, ma confido in voi. Grazie. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de sa voix. Notre Père, qui es aux cieux, soit sanctifié, que votre règne arrive. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le Fils de vos enfants. Sainte Marie, Père de Dieu, priez pour nous pour pécher, maintenant et à l'heure.